Allora, siamo qui ai piedi del castello e ci troviamo in presenza di un mussomelese che risiede nel nord, esattamente il signor Calogero Scannella. Lei è venuto per che cosa? Per Per vedere la festa della Madonna. Per vedere la festa della Madonna e poi passare 4 giorni con i familiari. con i familiari. Ecco, l'ultima volta che è venuto, quando è stato? Sarebbe oggi, diciamo, quest'anno. No, no, Ah, ma da. 2021. Ah, cioè viene quasi ogni Ogni anno. anno, fino adesso sì. Ah, e continuiamo così. Sperando di avere Continuiamo. Allora, salute. viene per la festa della Madonna a vedere gli amici, i E parenti parenti e amici. poi. La vita di pensionato dove la svolge? A Torino. A Torino. Che fa di bello a Torino? È un po' il pensionato, vado a trovare i figli. Va a trovare i figli, nipoti. E Nipoti. a settembre torna a Mussomeli. Mandi un saluto ai suoi figli. Tanti salute, mia figlia Enza, Giuseppe, nipote Aurora, Noemi, Letizia, Melissa e Leonardo. E dopo questa intervista lentamente saliamo qui attraverso la stradella che ci porta alla scuderia, all'antica scuderia del castello, dove alle 18 ci sarà la celebrazione della messa presieduta dal nuovo arciprete, padre Achille Lomanto. Da dire che già nella mattinata di questo 2 settembre, festa della Madonna della Catena, c'erano state altre celebrazioni di messe fino, ecco, a dopo mezzogiorno. C'è da dire che anticamente di buon mattino c'erano la celebrazione della messa. E molte persone venivano a fare, ecco, il viaggio scalzo per partecipare ed assistere alla celebrazione della messa, per poi, ecco, essere liberi e attendere ai lavori dei campi. Una devozione che rimane ancora viva nel cuore della gente di Mussomeli. Qualcuno. Ci vediamo. Allora saluto tutti gli amici appartenenti di Mussomeli, il pallone perché faccio una bella visione del pallone e buon pensiero perché sono di buon pensiero. Nessun altro più. Tutto qua, tutti Ah, gli amici. tutto qua. Buonasera Ok. e buona festa del castello. Ecco, siamo Ciao. qui al castello, stiamo arrivando all'antica scuderia. Scusi, lei cosa sta facendo? Sto facendo una foto qua, sembra un panoramico vero qua, veramente, veramente. Sta fotografando il Fotografando. paesaggio? Sì. Guarda. Tutto verde? Ma insomma, gli alberi verdi, dove si trova, dove non ci sono gli alberi, è tutto secco. Praticamente fa piacere magari guardarlo così, una cosa del genere. Ci Insomma, vai, una sì. foto ricordo di Ricordo? questo 2 settembre 2022. 22, sì. Ed ecco che siamo arrivati qui nell'antica scuderia del castello, dove già la gente ha preso posto per partecipare alla messa.
Santissima della catena. È una venerazione particolare che va di rispetto verso la Vergine Santissima, Madre di Dio, perché lei dal cielo, con affetto materno, aiuta sempre noi cristiani, figli di Dio, membri della Chiesa, ad essere protetti da ogni male, da ogni avversità. Le catene che si spezzano vogliono dire questo, ma vogliono dire anche fiducia, speranza a tutti coloro che devotamente si rivolgono a lei. E per questo noi stasera vogliamo unitamente nella fede esprimere la nostra gioia di vivere la fede in Dio e di accogliere la Vergine Santissima come la nostra mamma che per mano ci conduce pian piano nei percorsi della vita della fede, ma soprattutto nella gioia di maturare nella cristianità, nella testimonianza e nell'amore verso Dio e i fratelli. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché solo il Santo, solo il Signore, solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio come Redentore del mondo, concedi a noi, per intercessione di Maria,
che veneriamo sotto il titolo Madonna della Catena, di custodire intanto il dono della libertà filiale acquistato a prezzo della croce, per essere araldi e promotori fra tutte le genti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giuditta. In quei giorni il sommo sacerdote Joachim e il consiglio degli anziani degli israeliti che abitavano in Gerusalemme vennero a vedere i benefici che il Signore aveva operato per Israele e inoltre per vedere Giuditta e porgerle il loro messaggio. Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme si rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'Onnipotente Signore. Tutto il popolo soggiunse Amen. Allora Giuditta disse: innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza, invincibile. Ti sei sottomessa ad ogni tua creatura, perché tu dicesti a tutte le cose e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. Parola di Dio. Insieme il Signore ha pietà del suo popolo. Il Signore ha pietà del suo popolo. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Il Signore ha pietà del suo popolo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Il Signore ha dato il suo popolo. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Il Signore ha dato il suo popolo. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Il Signore ha dato il suo popolo. Alleluia, alleluia. Sei tuo Vergine Maria, perché hai creduto, si è avvenuta in te la parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Al Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Abbiamo contemplato il dono della parola della prima lettura associando il salmo, il cantico di Maria, il Magnifica, che è una risposta a tutta l'azione salvifica e divina proprio di Dio. E abbiamo detto: ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Sono parole queste che a volte noi cerchiamo di recitare, ma perdiamo il senso, il gusto e il sapore di quello che ci vogliono insegnare, ricordandosi della sua misericordia. Il ricordo di Dio, Zikaron, in ebraico, vuole proprio dire la presenza costante dell'azione di Dio che salva il suo popolo. Non è vero che Dio si è dimenticato degli uomini, non si dimentica mai, tanto che la nascita e il proliferarsi del genere umano è sempre un Dio che si ricorda, che ci ha creati a sua immagine e a sua somiglianza. Così, ecco, non dico nella sapienza solo cristiana, ma anche quella in più, viene proprio detto questo, che ogni bimbo che nasce vuol dire che Dio non si è dimenticato degli uomini. Dio soccorre gli uomini in modo particolare in tutti i problemi, i presagi, le difficoltà, le prove, e proprio è Lui che si rende presente anche con le prove, perché le prove sono motivo di una fede che man mano va crescendo per avvicinarci sempre di più a Lui. È proprio questo che vogliamo stasera scoprire nella figura della Vergine Santissima. La Vergine Santissima è proprio questo lembo di Dio che tocca continuamente l'umanità con tutte le apparizioni che abbiamo lungo il corso di 2000 anni. Se sono trascorsi 2000 anni, una raccolta di recente è stata pubblicata dalla PM diceva che abbiamo più di 2000 apparizioni della Madonna. Quelle apparizioni che servono a ricordare la sua presenza, la madre che è stata nel cenacolo, che ha guidato i primi discepoli e che li ha soccorsi in tutte le circostanze. Oggi il soccorso di Maria appare nel simbolo che lei porta tra le mani, le catene o la catena. Una catena che simboleggia la schiavitù, simboleggia la prigionia, simboleggia la mancanza di libertà. Ma da che cosa? Oggettivamente lei richiama un prodigio che si è verificato nel 1393 a Palermo, quando dei prigionieri o delinquenti probabilmente erano stati condannati a morte. E durante il momento vicino Porta Marina, lì dovevano essere giustiziati, capitò una tempesta che impedì l'esecuzione, e l'esecuzione sapete che doveva essere esemplare, con l'affollamento di popolo, non si poteva verificare. Furono la notte rinchiusi in una chiesetta lì, che era una Madonna delle Grazie, e lei, la Madonna delle Grazie, che veniva venerata,
vennero legati fortemente all'altare dove si celebrava, ma loro durante la notte non disperarono, pregavano continuamente la Madonna perché potesse liberarli. E di fatto quelle catene, ecco, si spezzarono da sole e loro poterono uscire. La versione un po' qui è diversa, chi dice che scapparono, altri sostengono che andarono dal re Martino I, al quale consegnarono le catene. Lui vide la sincerità di questi uomini e furono poi graziati, e nello stesso tempo fu riconosciuto il prodigio e il miracolo, e lì sorse la famosa chiesa di stile catalano, molto bella, ancora oggi esistente, e che porterà il nome Madonna della Catena, anche perché il territorio che veniva lì diciamo usato dai per l'approdo delle navi o delle barche era un porto dove c'era la famosa catena che serviva per fermare le barche, tutte le imbarcazioni. Ecco, da quel prodigio noi, ecco, oggi ricaviamo questo soccorso di Maria che viene incontro a coloro che hanno particolari bisogni, che sono nella difficoltà, che sono nella croce o diremmo ancora nella sofferenza più profonda, e lei sa dare una mano, sa dare una forza di coraggio. Ecco, è lei che nel silenzio, forse anche uno sguardo, già dice tutto verso Dio e verso di noi, perché proprio Gesù o anche Dio si mettono nelle condizioni di rispettare questa creatura, tra l'altro decantata tra la più alta tra le creature, ad essere rispettata, e la sua intercessione diventa vera, esistente e accolta dalla bontà e dalla misericordia di Dio, perché Dio è misericordia. Così, ecco, dobbiamo considerare quelle ultime battute del Magnificat, ricordandosi della sua misericordia, perché Dio è misericordia. E oggi, cari fratelli e sorelle, di solito è facile in queste circostanze aggredire l'assemblea con sermoni, ecco, di rimprovero. Beh, probabilmente mi potrebbero capitare di farle, ma io vi dico questo, che ecco, in queste circostanze bisogna accogliere la bontà di Dio, con tutti i nostri limiti che abbiamo, con tutte le nostre miserie, perché giustamente Papa Francesco, anche se sono espressioni da corridoio, che io voglio andarci con le pinze, dice questo: chi sono io per giudicare? Perché l'amore di Dio guarda al di là di tutte le cose, sopra tutte le cose. E quando noi ci innalziamo dinanzi a Dio e cerchiamo di raggiungere una elevatura grande nella fede, nonostante i nostri limiti, come diceva il padre Mandic, citato stamattina, è stato uno dei più grandi confessori del Novecento, soprattutto nel Padovese, e lui diceva questo, che noi andiamo verso l'alto, più in alto andiamo, più scopriamo nuovi orizzonti. Pensate, gli alpinisti che amano così fare i rocciatori, arrivare nelle cime più impensate. E proprio guardando verso l'infinito noi troviamo la concretezza della vita. Non è vero che questa, la nostra fede, diventa a volte una alienazione, assolutamente. Noi quando crediamo non ci distacchiamo dalle cose che viviamo, ma cerchiamo di reinterpretarli alla luce di Dio, perché viste così noi cerchiamo di essere sempre più modelli, ecco, del grande modello che è Dio, che è amore. Amiamo la vita, amiamo le nostre sofferenze, amiamo le nostre prove, ma sappiamo che dietro questo ci sta un grande
è un, diciamo, un grande rispetto da parte di Dio e una grande risposta. E diceva così proprio San Francesco: tanto l'amore, il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Tutta la sofferenza non può essere condannata, perché Dio ci ama e spezza sempre le nostre catene, scioglie sempre i nostri nodi, così per riagganciarci a una devozione che Papa Francesco ha voluto esprimere con la Madonna che scioglie i nodi. Non è ovviamente originale la devozione, lo dico con molta franchezza, non richiamo Papa Francesco, perché è una, questa devozione che avevano i padri della Chiesa, specialmente i padri apologisti, tra questi Sant'Ireneo nella Diversos Hereses, era un libro contro le eresie, in modo particolare gli gnostici, dove, ecco, per parlare concretamente dell'incarnazione e del disegno di questa incarnazione, diceva proprio questo: quello che Eva legò con il suo peccato, Maria lo ha sciolto con la sua fede. Ecco, Dio ha immagine questa donna che scioglie tutte le nostre difficoltà, e a lei ci affidiamo con grande amore e con grande dedizione. La veneriamo più di tutte le creature. Si dicevano i padri della Chiesa, la veneriamo con la iperdulia. Ecco, ci sentiamo dinanzi a lei veneratori servi che umilmente accolgono la volontà di Dio come è stata la sua. Ed è una volontà a volte magari dura da accettare, però sappiamo bene che dietro questi passi della volontà che va verso il mistero di Dio ci sta un disegno di amore più grande che adesso noi non sappiamo leggere con i nostri occhi e neanche con la nostra intelligenza. Sarà lo Spirito Santo a guidarci sempre più con questa verità che Dio propone a tutti noi. Ricordiamoci che non siamo soli allora nella nostra vita. La Vergine Santissima ci accompagna. Gesù alla croce, lì mentre lui sta per spirare, chiama la donna, e vorrei dire che queste parole riportate da Giovanni non sono così raccontate come, ecco, una semplice narrazione, vogliono richiamare un momento drammatico. Maria sta presso la croce, quindi non può essere vicino alla croce. Di solito noi la vediamo ai piedi di Gesù, ecco, probabilmente alcuni artisti l'hanno riprodotta che viene bagnata dal sangue di Cristo insieme a Giovanni. Stanno presso la croce, non stanno vicino alla croce. E Gesù ha gridato queste parole, e le ha gridate dal profondo del suo cuore: figlio, ecco tua madre. Ha detto così, e lo dice ancora oggi a noi: ecco la tua madre. Sarà la risposta nostra a queste parole, quella di Giovanni. Giovanni qui, ecco, non viene nominato, viene detto il discepolo che Gesù amava, e questo discepolo ormai quasi tutti i biblisti sono concordi nel vedere che simboleggia la Chiesa che è ognuno di noi. Quella Chiesa che non è istituzione, semplicemente, che non è una forma chimerica o distante da noi, ma siamo noi, quelle pietre vive che devono edificare il Tempio, che devono costruire questa realtà di vita che è, ecco, il Regno di Dio. E oggi siamo chiamati a questo, vivere dell'amore di Dio attraverso Maria, costruire il Regno e sentirci orgogliosi di avere una madre. E allora, in questo luogo tanto caro a tutti noi, vogliamo fare la nostra promessa di vivere da cristiani più fecondi, da cristiani più sinceri, da testimoni autentici che richiamano la loro fede attraverso i sacramenti,
Non abbiate paura di partecipare alle celebrazioni, ai sacramenti, ai luoghi di culto. Dite una preghiera, pregate, perché la preghiera diventa l'anima della vostra giornata. Sentitevi orgogliosi di essere cristiani e trasmettete a tutti la vostra fede, ai piccoli e ai grandi, ai giovani e ai meno giovani. E anche se oggi sono presi da mille attrazioni o distrazioni, sapete, quando c'è un testimone, il testimone diventa sempre motivo di riferimento. E se un padre, una madre, un amico, una sorella, l'altro prima o poi si interrogherà. E io che cosa faccio? Allora, se la crisi, che diventa un autogiudizio della propria vita dell'altro, può mettere tutti nel discernimento, mettiamoci allora a lavorare nella vigna del Signore, perché lavorando insieme a Cristo e alla Vergine Santissima costruiremo una comunità sempre più feconda, che sarà la famiglia di questo paese, una famiglia cristiana che vive di unità, di concordia, di pace, di rispetto, una famiglia che sa vivi superare tutti gli ostacoli. Ecco la parola che va sempre di moda, si dice campanilismi, ma lasciamo perdere, mettiamo da parte. Pensiamo, ecco, all'incontro, alle relazioni che si possono costruire, molto belle, quando ci vogliamo bene. Perché nella vita cristiana, dice Sant'Agostino, non ci deve essere il contrasto, l'invidia, ma l'emulazione della fede. Cioè, tradotto in semplice parole, chi fa di più deve aiutarsi a superare l'altro, non per superarlo, ma per essere, gareggiare sempre di più nella perfezione, senza orgoglio, senza superbia e senza interesse. Maria ci aiuti in questi propositi. Sciolga le catene di ciò che ci ostacola e tutti, pieni di amore per lei, o siamo poveri, o siamo ricchi, o siamo santi o peccatori, lei avrà sempre uno sguardo benevolo dal cielo che ci dirà sempre: vi voglio bene. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre, sempre insidiata
dal mistero di iniquità e fa che, affidandosi umilmente a Maria, sperimenti ogni giorno la tua presenza di luce. Preghiamo. Tu sei la nostra forza, perciò Signore. Veglia, o Padre, sul nostro Papa Francesco, sul nostro Vescovo Mario, su tutti i pastori della Chiesa, e fa che, confermati nella fede, possano guidare il popolo cristiano sulla via segnata dai tuoi comandamenti. Preghiamo. Tu sei la nostra forza, confermo, Padre, nella sequela di Cristo, le anime a te consacrate, e fa che, guardando a Maria, sappiano offrire a tutti la testimonianza di una dedizione generosa e lieta. Preghiamo. Ti preghiamo per noi qui riuniti. Fa che impariamo da Maria ad affidarci umilmente alla tua parola, per sperimentare in ogni circostanza della vita i prodigi del tuo amore. Preghiamo. Preghiamo anche per coloro che si affidano al Signore, la famiglia di Maria che ringrazia il Signore in modo particolare, la famiglia di Maria Giuseppe, e preghiamo per i nostri cari defunti che raccomandiamo al Signore perché siano consolati dalla sua, dal suo amore per tutta l'eternità. La famiglia Giardina e Spoto. Preghiamo insieme, diciamo: tu sei la nostra forza, la sua voce, il Signore. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, questa famiglia. Fa che, celebrando con fede i divini misteri, a imitazione della Beata Vergine Maria, sia perseverante nella preghiera, operosa nella carità, incrollabile nella speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. La sua opera accanto al Re della Gloria,
come nostra avvocata e ministra di salvezza. Con materna sollecitudine si china sui fratelli del tuo figlio, che generosamente nell'oppressione e nell'angoscia, perché spezzati i ceppi di ogni schiavitù, riacquistino la piena libertà del corpo e dello spirito. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, mentre eleva le lodi e la gloria verso la Vergine Santissima, tua Madre, Madre di Dio. Rendila perfetta nell'amore e l'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ammettili al potere la luce del tuo cuore. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sentiamoci tutti insieme una sola famiglia che sa levare a Dio la preghiera che Gesù ci ha insegnato. È una preghiera che ci unisce come figli
figli di Dio, normalmente ci richiama ad essere figli di Maria. Non si può avere Dio per padre se non si ha Dio per te, Maria per madre, diceva così saggiamente San Cipriano. E allora in questa unione feconda tra Maria e il Padre, tutti insieme, recitiamo la preghiera che Gesù ci ha detto. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimenticiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia liberaci da ogni peccato. E vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive regni dei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E scambiatevi il tono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Thank you.
linguaggio dell'amore. Sei donarsi come per richiedere fede, nello spirito sfidiamo l'incertezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. È il momento di ringraziare il Signore per i doni che abbiamo ricevuto, l'Eucaristia, la parola di Dio che ci è stata spezzata. E vogliamo esprimere ancora una volta un gesto di devoto amore verso la Vergine Santissima, perché lei dal cielo ci guidi con la sua benevolenza, il suo amore materno. Concluderemo la celebrazione poi con la processione che snoderà per il tratto consueto che voi conoscete meglio di me, sarà motivo per recitare il rosario ed elevare con i canti la lode verso la Madre di Dio. A tutti buona festa. Preghiamo. Dio Padre di misericordia, che in molti modi manifesti la Tua presenza nella Chiesa, ricevi il nostro umile ringraziamento. Tu che ci hai dato la gioia di partecipare ai santi misteri, donaci di camminare nella via della fede, sostenuti dalla Vergine Maria, per giungere alla contemplazione della Tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, Padre che tu lo puoi, ami di noi pietà. Ok, amici del fatto Niseno, del fatto del Vallone, una buona serata da parte di Carmelo Barba a tutti gli amici, appunto, che ci seguiranno attraverso il fatto del Vallone, il fatto Niseno. Siamo qui davanti all'antica scuderia del castello di Mussomeli, ecco, in occasione, ecco, delle feste settembrine che iniziano a Mussomeli il primo e il 2 settembre con la festa del castello, e dal punto di vista religioso il 2 settembre qui a Mussomeli si celebra la festa della Madonna delle Catene. A tutti quanti un saluto. Ecco, c'è stata la celebrazione dell'ultima messa qui nell'antica scuderia del castello Manfredonico, una messa celebrata dal nuovo arciprete Padre Achille Lomanto, ed era presente anche, lo ha collaborato con l'arciprete uscente Don Pietro Genco. Una messa partecipata, quella delle 18, ed è terminato già quanto sono le 19 e 3 minuti in questo momento, 19 e 3 minuti del 2 settembre 2022, in questo venerdì. Ecco, diciamo che dopo la messa, ecco, a momenti ci dovrebbe essere, ci sarà la processione, la tradizionale processione attraverso, ecco, le vie, ecco, le vie, la strada le strade, ecco, del castello. Vedete qui davanti la scuderia, ecco, l'arciprete Padre Achille Lomanto che si intrattiene con gli ex parrocchiani villalbesi, ecco, e noi diamo la parola subito all'arciprete di Mussomeli, ecco, che in questo, per dare un saluto a chi in questo momento ci sta vedendo sul fatto Niseno, sul fatto del Vallone. Padre arciprete, Padre Achille, oggi la Madonna delle Catene. Oggi veneriamo la Madonna della Catena, che vuole darci ancora un segno di speranza a noi come popolo di Mussomeli, tanto devoti
e a tutto il mondo, ecco, che ci vede attraverso i mezzi di comunicazione. La Madonna della Catena aiuta ancora ad avere speranza nella vita cristiana, fiducia nella vita presente e ad abbracciare la volontà di Dio. Questo vuole essere il senso più autentico, più bello di celebrare questa festa. Ci sentiamo orgogliosi noi ancora di venerare la Madonna qui in questo luogo che ricorda certamente un ricordo storico indelebile per Mussomeli, il luogo che indica quasi, direi, il simbolo di Mussomeli, oltre che la Madonna stessa. La Madonna ci aiuta in questo senso a recuperare le nostre tradizioni, la nostra fede e soprattutto a capire che siamo figli di Dio e in questo mondo per dare luce e speranza a quanti vogliono credere e ritornare nella Chiesa e vivere della Chiesa e nella Chiesa. Auguri a tutti. Ok, era l'arciprete padre Achille che animerà il percorso processionale, ecco, di questa sera. Ecco, a momenti dovrebbe uscire il fercolo, i portatori sicuramente ci saranno, perché gli altri anni c'è stato anche problemi, ecco, di portatori, ma a quanto pare si sono organizzati. Ecco, un leggero venticello accompagnerà questa processione che snoderà appunto dal castello di Mussomeli. Noi, ecco, io vado a prendere un'altra postazione, ecco, ai piedi del castello per accogliere la processione che scende, ecco, lungo la via del castello, per poi proseguire nel consueto itinerario tradizionale. A presto, amici. Come ben potete vedere, padre Achille è la prima volta, ecco, che se no va in processione da arciprete di Mussomeli. Ricordiamo già, è stato ricordato altre volte, è stato arciprete parroco a Villalba per 34 anni e da ieri, ecco, l'insediamento nella chiesa madre di Mussomeli, e la messa era stata il 31 agosto presieduta dal vescovo Monsignor Mario Russotto. Ecco, vediamo che il simulacro sta attraversando la scuderia, l'antica scuderia del castello Manfredonico, per scendere e attraversare le tradizionali strade attorno al castello. Ecco, la forza c'è, la Madonna delle Catene in processione dal castello di Mussomeli. Il rosario che sarà in cima alla processione. Viva Maria! Stella più bella di te, bella tu sei qual sole, bianca. Quando è un po' di tempo, ci porta.
Ed ecco il simulacro della Madonna delle Catene, già sta scendendo dal castello di Mussomeli. Siamo qui ai piedi del castello dove c'è. Spogliamoci per la processione, creiamo le due file per tirare. Dove ci sono. Recitando il rosario e cantando il popolo di Mussomeli che aspetta il passaggio della processione della Madonna delle Catene. 2 settembre a Mussomeli. Ci sarà la recita del rosario con l'arciprete padre Achille Lomanto. Immacolata Vergine bella di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria, Regina della Pace, prega per noi. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose,
Nel primo mistero glorioso contempliamo la resurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ok, amici del fatto nisseno, del fatto del vallone, ore 19:38 in questo momento, e con noi siamo in diretta dal Castello Manfredonico in questo tardi pomeriggio del 2 settembre 2022. Amsomeli, festa del castello, è iniziato, queste feste settembrine sono iniziate ieri mattina, 1 settembre proseguirà, e sta proseguendo il 2, proseguirà il 3, il 4 settembre, ecco, festa del castello, dicevo, è in questo momento festa della Madonna della Catena, il cui simulacro è in processione, portato rigorosamente a spalle, ecco, dai portatori attraverso le vie castellane, le vie, ecco, intorno, le strade intorno al castello. Dicevo, ecco, 1 e 2 settembre, festa del castello, e anticamente si svolgeva appunto l'antica fiera del castello a Amsomeli, e viene riproposto anche in questi anni e anche nel 2022 con grandi stenti di espositori, con diciamo dibattiti, seminari, ecco, per promuovere il territorio di Amsomeli, feste paesane, insomma, feste alla grande si stanno rivelando in quest'anno del 2022, dopo due anni di fermo a causa della pandemia. Io voglio salutare chi in questo momento sta vedendo queste immagini che noi stiamo aspettando il rientro della processione della Madonna delle Catene,
che sta, come ho detto, già attraversando le strade. A la Madonna ed io, ecco, vorrei, se mi consente, c'è una grande amica, siamo in diretta, in questo momento ci stanno vedendo e noi mi sembra che ci vediamo dappertutto, ci vediamo in chiesa, ecco, ci vediamo qui al castello. Ma cosa sta aspettando? Alla Madonnina che deve passare la processione di qua. Cioè, praticamente, lei non è andata in processione. Ma io fino a 3 anni addietro ci andavo, la messa là sopra e tutta la processione. Ora sono più grande, ho qualche acciacco e non c'è qualche acciacco. E allora mi dica, in un orecchio me lo deve dire, quanti anni c'ho? Di quando non esce fino a ora. Avanti. Quanti anni c'ha la mia amica? Sabato mi è cresciuto un anno, 86. 86? Ma ancora ne abbiamo. Siamo un mano di Cristo. Fino a che ne tenne calo, dama, ringraziamo. Quando ne chiama, ne piglia pa mano e ne dice, amone o chiacchiaro. E cosa va a vedere la festa o castiglio? Ok. Se la vedono i giovani, poi se la vedono Se la vedono. Tramandiamo ai giovani queste belle tradizioni. Io vorrei dire, signor Spoto, perché mi sembra silenzioso, ha qualche cosa da dire, semplicemente, lo vedo. È un po' stanchetto, però ora aspetta il rientro della processione della Madonnina. Una preghierina e tutto qua. Ok, grazie. Io proseguo un po' di vedere il rientro della Madonna. Ecco, vedete, la gente comodamente è seduta in attesa del rientro della Madonna. Ecco la processione. La prima processione con il nuovo arciprete parroco padre Achille Lomanto, ecco, che sta animando appunto la processione. E io sono qui in mezzo alle bancarelle, ecco, che fanno da cornice alla festa del castello. E intanto dobbiamo dire che nella mattinata di oggi, di questo 2 settembre, ecco, c'erano gli espositori con i propri stand, ecco, dove la gente ha potuto visitare, partecipare, ha assaggiato la ricotta, ecco, una mattinata in movimento, ma c'è stato anche il momento, ecco, del raduno, un momento culturale, un convegno che ha completato la mattinata di questo 2 settembre. Nel pomeriggio invece altri seminari, uno presso, ecco, la pasticceria normanna e l'altro presso il ristorante al castello. Insomma, giornate settembrine a Mussomeli, movimentate, dense di eventi, senza parlare poi che è incominciato appunto, ecco, l'ottavario in preparazione della festa della Madonna dei Miracoli dell'8 e 15 settembre qui a Mussomeli. Sono
le 19:46 minuti in questo momento noi ci avviciniamo un po', andiamo incontro a questa processione della Madonna delle Catene. Evidentemente mio nipotino, ecco, è a spasso, ecco, deve dare un bacino al nonno. Ecco, ha dato il bacino al nonno ed ecco ora sta intanto ad incontrare la propria nonna. Nonna Grazia, io un saluto lo voglio mandare a chi in questo momento sta vedendo queste immagini, e sicuramente queste persone sono con noi in mezzo qui al castello a vedere la processione, a vedere il passaggio del simulacro della Madonna delle Catene. Evidentemente festa del castello, ci sono le forze dell'ordine come sempre, ma tutto ordinato, tutto tranquillo, una festa allegrante, quella del 2022, con grande partecipazione di visitatori, per esempio ieri pomeriggio con il corteo storico a cui hanno assistito, ecco, visitatori provenienti dai paesi vicini e anche un po' distanti da Mussomeli. Hanno veramente potuto osservare questa l'inaugurazione dell'antica fiera del castello, giunta alla 110ª edizione, appunto, da quanto è iniziata la fiera qui al castello. E intanto siamo all'imbrunire, speriamo che accendano le luci. E la gente, come potete vedere, ai bordi della strada sta aspettando il rientro della processione. Ecco, ci sarà la sosta davanti al castello, sicuramente come gli altri anni, ma c'è quest'anno il nuovo arciprete, padre Achille Lomando, che da ieri mattina è l'arciprete di Mussomeli. Facciamo qualche altro passetto. Tutto tranquillo, come potete vedere. Zona del castello. Ecco, già è arrivato. La recita del rosario. Fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio. Ecco l'arciprete. Rosa mistica, padre Achille. Torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, splendore di grazia, arca della nuova alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, la Madonna delle Catene, portata a spalle. Regina
nascosta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, regina delle famiglie, regina della riconciliazione, regina dell'amore, regina dell'universo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. E con una processione che in questo 2022, in un'oretta, ecco, c'è stato il percorso per le strade adiacenti al castello. Padre nostro che sei nei cieli, vediamo un po' se c'è la sosta qui davanti. Ecco, chiediamo al parroco se, ecco, se c'è la sosta come gli altri anni qui, la chiusura. Ecco, ecco, volevo, ecco, chiedere al parroco come gli altri anni che la chiusura, ecco, il fercolo si ferma qui. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui a conclusione di questo meraviglioso percorso che abbiamo fatto con la processione onorando la Vergine Santissima, portandola in mezzo a queste case, in questi luoghi. La mobilità spirituale che determina la processione indica sempre il percorso del cammino nostro sulla terra, ma simboleggia anche quello verso il cielo. Insieme alla Vergine Maria noi intendiamo camminare sulle strade del mondo, percorrendo tutti gli angoli dove lei ci chiede di entrare. Entrare con la pazienza, entrare con le nostre virtù, entrare con la nostra testimonianza. Sono i vicoli e i cuori di tanti nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sentono amati e desiderano da noi il rispetto, l'amore e la fraternità. Dando l'ultimo sguardo alla Vergine Santissima che ci ha guidati in questa giornata a lodare Dio e anche a venerare il suo nome e la sua presenza, andiamo nelle nostre case e portiamo la gioia di essere cristiani, fecondi della carità che Dio ha messo nel nostro cuore e fieri di avere una mamma nel cielo. Maria, la Vergine Madre, che ama tutti noi, ci guidi sempre, ci conforti con la sua grazia e ci doni a tutti generosamente la sua pace. Viva Maria! Ti salutiamo, Vergine, con ombra tutta pura, nessuna creatura.
e bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi. Abbi di noi pietà, prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi. Abbi di noi pietà. E così, gentili visitatori del fatto nisseno, del fatto del ballone, col canto del brano Ti salutiamo Vergine, ecco, e dopo il fervorino dell'arciprete, del nuovo arciprete, padre Achille Lomanto, noi chiudiamo questa diretta dandovi l'appuntamento alle prossime dirette. Da parte di Carmelo Barba il ringraziamento e l'augurio di una buona serata. Ciao a tutti.